per cantare, perché mi viene un friccicone nel cuore. Buon pomeriggio, amici dello Zoccolo Duro, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, vado a prendere il mio figlio, ci sono 25 gradi a Milano, fa caldo, quindi portiamo una bella biglia come ai vecchi tempi e si gioca nel prato. No, è videogioco, le robe lì. Nel prato si gioca, nel prato. Mi cambio i pantaloni almeno perché fa caldo. Vedo, magari metto i pantaloncini. Detto questo, che vi interesserà molto poco, voglio spaziare con un po' di argomenti. Intanto nel titolo vi metterò quello che ha detto Paola Turci, che ho letto su Milan News. Turci, dichiarazione. Chi è Turci? Chi è? Io conosco solo Paola Turci. Scrivetemi chi è sto Turci, perché non so chi sia. Sarà un parente di Paola, sarà il fratello, non lo so. Comunque, tolte le battute, prima di parlare di Paola Turci e della cessione di Tonali, che non si deve mai più ripetere, o meglio, adesso ne parliamo, voglio parlare della cosa, del discorso Mancini. E voglio fare un accenno su quello che è successo. Ma che c'è il Zoccolino, che c'è il derby di Roma, che te frega, fatti di fatti tua. Voglio dire la mia, posso dire la mia, è il mio canale, potrò dire la mia. E sono, sapete che io Roma e Lazio non ho preferenze, nel senso che comunque sono milanista, quindi mi interessa ben poco. E discorso Mancini, cioè, sono d'accordo con il mio amico Igor, perché uno che mi dice ha fatto gol al derby, lo insultano, ha preso la bandiera della Lazio, vabbè, l'abbiamo fatto pure noi, la coppa mettere in quel posto, quelle robe lì là. Sono goliardie, poi c'è chi fa il permaloso, chi fa l'offese. Nei derby ci sta che ci si prende in giro, se no che derby è? Che derby sono se non ci si prende in giro, non ci si sfotta? Meno volgarità e meglio, nel senso che comunque lì è una questione di stile, di classe, di quello che vuoi. A volte per me ci sta un po' di volgarità, però è una roba mia. Però ci sta che nel derby ci si insulta. Quello che non ci sta del discorso Mancini, che mi ha fatto ridere, io già mi ha fatto ridere prima, poi ho visto il video di Eagle, di Giovanni, mi ha fatto ancora più ridere. Cioè, se tu prendi la bandiera della Lazio, cioè lui, sapete cosa ha fatto? Dopo che ha vinto il derby segnando, ha preso la bandiera della Lazio con sopra un sorcio, un topo, e ha sventolato la bandiera della Lazio con sopra il topo, no? E poi ha dichiarato dopo, goliardia, chiedo scusa, no, ho preso la prima bandiera che mi capitava, non mi sono accorto. Ma come non mi sono accorto? Cioè, sei giallo e rosso, hai la squadra che è giallo e rossa, vai nel tuo settore a prendere una bandiera e prendi l'unica bianca azzurra, non te ne sei accorto che era bianca azzurra, pensavi che era giallo rossa, non te ne sei accorto. Ma uno può dichiarare dove ne sono accorto? Cioè, c'è dei colori completamente diversi, come fai a non accorgertene? Cioè, ma che veramente. Voi, ci sono alcuni che meritano queste dichiarazioni, perché quelli immorali meritate queste dichiarazioni. Ma di, oh, sono 2 anni che mi insultano, io ho segnato al derby, volevo prenderli in giro e basta, non mi dire non mi sono accorto. Una è biancazzurra, l'altra è giallo rossa, non te ne sei accorto. Potevo capire se avesse preso la bandiera della Roma con scritto Lazio qualcosa di negativo, allora sai, magari non se ne è accorto. Ma cazzo, hai preso una bandiera che è bianco-azzurra? Come non te ne sei accorto? Santo Dio, io non posso sentire certe robe. Ma pure di quello che gliel'ha chiesto, non gli ho detto, ma vabbè. Chiuso parentesi giallorossa, che vi interesserà poco, però mi faceva ridere e allora la volevo dire. Parliamo del Milan. Dichiarazioni di Paola Turci. Tonali è la dimostrazione che nessuno è indispensabile. Indispensabile per cosa? Per finire la stagione a 0 titoli? Ah, per finire la stagione a 0 titoli c'hai ragione. Guarda, anche se non ti iscrivi al campionato, comunque chiudi a 0 titoli. Quindi proprio non è indispensabile neanche la società.
cioè proprio non c'è niente di indispensabile per chiudere a zero titoli. Proprio vai tranquillo, per chiudere un campionato a zero titoli non è indispensabile neanche l'esistenza dell'essere umano, tanto chiudi a zero titoli. Quindi su questo siamo d'accordo. Se però vuoi vincere qualcosa, anche una coppettina, qualcosa serve, che dici? Serve qualche giocatore, serve, che dici? Quindi non diciamo queste boiate, per favore, fratello di Paola Turci, per favore, che non è fratello ovviamente, si fa per ridere. Detto questo, questo per dire che Maignan, Theo e Leao non si toccano. Poi, per quelli che no, però compriamo questo, compriamo quell'altro, allora vi dico un'altra roba che non ho detto negli altri video. Per me no, per me no, perché non ce n'è bisogno avendo il bilancio sano e quant'altro. Per me no, però se proprio vuoi fare cassa, perché ti serve fare cassa, abbiamo 25 giocatori in rosa, 25, 26 più o meno, ecco, togli quei tre, ne restano 22 che puoi tranquillamente vendere. Cioè, tranquillamente no, però se proprio devi, per me no, ma se proprio devi, Bennacer 50 te li danno, 40 te li danno, Tomori 40 te li danno, ciao 30 te li danno, Renders 35 te li danno, dico, Pulisic 45 te li... Pulisic no, no, Pulisic mettilo insieme a quei tre, Pulisic mettilo insieme a quei tre, Pulisic, cioè questo per farvi, Kalulu 30 25 te li danno, questo per farvi capire che non serve in nessun caso vendere i tre campioni. Se li vendono è solo ed esclusivamente perché non vogliono pagare gli stipendi, e gli stipendi e i calciatori vanno pagati, perché come tutti nel mondo i lavoratori migliori vogliono stipendi più alti. Se vuoi i lavoratori migliori devi pagare stipendi più alti, non ce ne cazzi, vale in tutti i settori del mondo, come è giusto che sia, come è normale che sia. Poi discorso agenti, commissioni, cazzo, quello è un discorso della federazione, e finché la federazione non sistema dobbiamo adattarci alle regole, dobbiamo adattarci a quello che il mondo è. Non è che possiamo vivere sempre in un mondo di fantasia e di giustizia, perché il mondo non è giusto né simpatico. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, per chi vuole venire a fare due tiri sono a Milano 3 con mio figlio, e fate i bravi. Ciao belli.